stata una di quelle batoste da cui non è facile riprendersi e rialzare la testa. Ma è altrettanto vero che i programmi di un club strutturato e ambizioso come l'Inter non possono finire sotto le macerie solo per le bizze e i capricci di un solo giocatore. Ciò premesso, il clamoroso voltafaccia di Romelu Lukaku ha lasciato di sasso l'intero ambiente nerazzurro e vanificato settimane e giorni di trattativa serrata con il Chelsea, il club proprietario del suo cartellino con il quale Beppe Marotta aveva alla fine trovato l'accordo economico per l'acquisto di Big Rom. Ma i 35 milioni più 5 di bonus pattuiti con il club londinese sono rimasti nelle casse dell'Inter. Soldi che ora il club di Viale della Liberazione è intenzionato a reinvestire su un altro centravanti di alto livello. In questo momento Simone Inzaghi dispone di soli 3 attaccanti in rosa e uno dei 3, Joaquín Correa, potrebbe finire in Arabia Saudita nei prossimi giorni dopo aver detto sì alla faraonica offerta formulata da uno dei club gestiti dal fondo governativo saudita. Per questo Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono al lavoro per individuare il profilo adatto a rinforzare il reparto offensivo dell'Inter. In realtà i dirigenti nerazzurri hanno già scelto il giocatore più adatto a prendere il posto del traditore Lukaku. Si tratta del 22enne attaccante statunitense Folarin Balogun di proprietà dell'Arsenal. Balogun, che nella scorsa stagione è stato protagonista di un grande campionato in Ligue 1 con la maglia del Rennes, è tornato a Londra, ma i Gunners, nonostante i 21 gol realizzati in Francia, hanno deciso di cederlo per fare cassa e di conseguenza reinvestire il ricavato per centrare altri obiettivi di mercato. Facendo leva su questo tesoretto rimasto nelle casse dell'Inter, Ausilio è intenzionato a smistare i 35 milioni più 5 di bonus direttamente all'Arsenal per ottenere il cartellino del bomber statunitense. Un affare che a questo punto può andare in posto, anche se i Gunners ne chiedono 5 in più. L'Inter comunque non ha fretta ed è disposta a proseguire la trattativa fino a raggiungere un punto di incontro con il club londinese. Nei prossimi giorni sono attese novità importanti. L'Inter ha anche alternative, da Scamacca a Morata, ma il principale candidato a sostituire Lukaku è il giovane talento americano. La società ha ormai deciso. 2. Icardi si trasferisce al Galatasaray, Inter e Sampdoria all'incasso. I due club incassano una quota del contributo di solidarietà dovuto per la formazione del calciatore. Ecco le cifre per le due società italiane. La fumata bianca, alla fine, è arrivata. Mauro Icardi si trasferisce al Galatasaray a titolo definitivo. Il Paris Saint-Germain e il club turco hanno trovato l'accordo sulla base di 10 milioni di euro, mentre l'ex attaccante dell'Inter e della Sampdoria firmerà un triennale con la società del Bosforo. Per lui previsto un ingaggio da 10 milioni netti secondo le indiscrezioni, dopo i quasi 7 milioni del 2022-23. Icardi torna dunque al Galatasaray dove ha trascorso l'ultima stagione segnando 22 gol in 24 presenze di campionato. Poi, finito il prestito, il ritorno a Parigi ma con un accordo di massima con i turchi per un ritorno a titolo definitivo. Sembrava tutto fatto e invece le condizioni di salute della moglie agente Wanda Nara, ricoverata d'urgenza, hanno spinto il calciatore a bloccare tutto per fare rientro in Argentina e stare vicino alla moglie. Ora invece l'accelerazione che ha portato l'attaccante a chiudere l'accordo col Galatasaray e a lasciare per sempre Parigi.
Con la cessione di Icardi a titolo definitivo in Turchia, sorridono anche due club del nostro calcio, l'Inter e la Sampdoria, squadre nelle quali Icardi ha militato in passato. L'operazione consente infatti alle due società di incassare parte del contributo di solidarietà del 5% dovuto ai club che hanno contribuito alla formazione e all'istruzione del calciatore nel corso degli anni. Il contributo tiene conto del numero di anni, o una loro porzione, durante i quali il calciatore è stato tesserato per le società in questione nelle stagioni comprese tra il 12° e il 23° anno di età. Di seguito tutti i club che incasseranno una quota dei 500.000 euro previsti per il contributo di solidarietà, il 5% di 10 milioni di euro. Inter 150.000 euro, Sampdoria 150.000 euro, Barcellona 125.000 euro, Vecindario 75.000 euro.